Buongiorno, sono Daniela Bassani, montatrice del suono, e sono tra i selezionatori e mentori della prima edizione di Becoming Maestre. Il montatore, la montatrice del suono, sono le persone che si occupano del suono nella fase della post-produzione, nel senso che esiste una filiera che parte dalla registrazione dell'audio, per cui diciamo che la prima figura professionale interessata in questo percorso è il fonico di ripresa. La fase successiva è quella del montaggio della scena e successivamente inizia il lavoro di montaggio del suono. Prima fase è l'organizzazione dei materiali, che è una delle fasi del lavoro che è cambiata di più negli ultimi anni. Mentre una volta il suono veniva inciso fondamentalmente su una traccia, oggi noi possiamo incidere su molte tracce contemporaneamente, per cui chiaramente questo già ci dà l'idea di come i materiali si siano moltiplicati nel tempo. Quindi una fase fondamentale è quella dell'organizzazione dei materiali. Il lavoro successivo ha l'obiettivo di entrare sempre più in profondità in tutti quelli che sono gli aspetti sonori dei materiali, per cui parliamo della presa diretta, le importantissime registrazioni dei suoni della voce degli attori, ma anche gli effetti, ma anche le musiche che vengono suonate dal vivo, per cui dobbiamo sempre immaginarci che il lavoro che noi andiamo a fare è un lavoro che come dire, comprende una pluralità di materiali e la cui finalità è andare a precisare sempre di più tutte quelle che sono le intenzioni e i desideri narrativi del regista. Becoming Maestre è un progetto secondo me estremamente importante e interessante, quindi sono stata non solo contenta di essere stata contattata per questo progetto, ma ho subito dimostrato un grandissimo interesse per questo tipo di iniziativa, perché credo che molte volte le parole non bastino, cioè bisogna cominciare a mettere delle azioni concrete che siano dei punti di riferimento e che siano dei precedenti, in modo che a qualsiasi giovane fanciulla possa venire spontaneo pensare che ha la possibilità, ha la stessa possibilità di un suo coetaneo maschio di accedere alla formazione, al lavoro.